Beh, abbiamo così sottratto qualche minuto prima dell'inizio dei lavori del Consiglio e dell'attività e facciamo il punto un po', come dire, come c'era il calcio minuto per minuto per quanto riguarda i risultati, il calcio, la sanità minuto per minuto per l'area ionica. Le ultime novità, work in progress. Beh, innanzitutto si sta lavorando continuamente per andare avanti con il bando per la costruzione per il nuovo ospedale, che è importante anche se noi sappiamo molto bene che non è una ricaduta che noi avremo e conosceremo tra qualche anno, ma è importante iniziare una fase di programmazione, altrimenti non avremo mai quello che tutte le altre province hanno, vale a dire un ospedale moderno, nuovo, efficiente, delocalizzato da poterci arrivare in poco tempo anche con i mezzi di trasporto. Poi stiamo provando a ragionare sull'emergenza urgenza e ci sono molte cose in campo, a partire dalla proposta della internalizzazione del sistema dell'emergenza urgenza, quindi del 118, importante, poi la questione dei vari ospedali e dei vari presidi, a partire da quello di Grottaglie che in questi anni purtroppo ha sofferto un ridimensionamento. Noi stiamo provando da un lato ad evitare che le strutture attualmente esistenti siano depotenziate, quindi anche rispetto al paventato rischio di chiusura della ortopedia questo non avverrà, e dall'altro stiamo incominciando già a dare i primi risultati rispetto a nuovi servizi, a nuovi posti letto che saranno aperti nell'ospedale di Grottaglie. Penso per esempio ai primi 10 di riabilitazione fisiatrica che tra pochi giorni diventeranno 20, e stiamo lavorando anche per la riabilitazione per altri 10 posti letto per la cardiologia e 10 posti letto per la pneumologia dal punto di vista della riabilitazione, dei servizi di riabilitazione che da una offerta sanitaria pubblica mancano nella nostra provincia e sono anche abbastanza ridotti a livello regionale. Quindi insomma a tutto tondo uno sguardo con un occhio anche vigile al personale, alla stabilizzazione del personale, che per noi diventa importante non soltanto per dare dignità ai lavoratori ma anche per dare più efficienza ai servizi che noi offriamo nella sanità.